tutti, aspettiamo un minuto che la diretta arrivi a tutti e che iniziate a collegarvi. Quindi vedrete un minuto di me così. Ok, ciao ragazzi, sto solo aspettando un secondo di poter vedere anch'io nel monitor quello che succede perché non capisco se non vedo i vostri commenti finché Facebook non si degna di far partire la diretta anche sul monitor. Ok, ciao Elena, ciao Andrea, ciao Massimiliano, non vedo se c'è altra gente loggata, suppongo di sì perché mi pare che siate in molti gli interessati. Allora, prima puntata di Ukulele a gratis. Perché Ukulele a gratis? Perché, visto il periodo, ovviamente, quelli come noi che, e quindi legacy, le associazioni tipicamente culturali e o sportive, come nel nostro caso, che siamo associazione sportiva e culturale, che vivono di lezioni, corsi, e cose inerenti all'aggregazione, ovviamente stanno vivendo un periodo di crisi e l'unico modo per poter continuare a essere presenti nelle vite dei nostri associati e anche per poter continuare una forma di divulgazione come per esempio quella che noi portiamo avanti già da un bel po' di tempo su YouTube con la Honky Tonk School Ukulele Academy, le lezioni che sono pubblicate, più di una quarantina di lezioni di ukulele fruibili da chiunque, o quelle di Rockabilly Jive. Abbiamo deciso già dall'inizio di questo periodo di quarantena e reclusione forzata di dedicarvi per quanto possiamo durante la settimana, per quanto ce lo consente e la banda, come dico sempre negli spettacoli che abbiamo fatto in questi giorni, finché c'è banda c'è speranza, banda che si sta sempre piano piano più restringendo perché c'è sempre più gente che fa dirette, sempre più gente che ovviamente rimanendo in casa sta attaccata alla rete, guarda YouTube, guarda Facebook, guarda i filmati, i film su Netflix. Comunque, l'intento di questo ukulele a gratis è di questo genere qua. Fornire un'occasione, mi piacerebbe poterlo fare quotidianamente, non so se ce la farò a farlo quotidianamente, un'occasione di incontri in cui il più possibile interattivi, spero di vedere, vedo anche Paolo Gallo, ciao, Sofia Franzero, ciao Sofia, Alessandro, ciao. Ciao ragazzi, dicevo, potervi fornire un'occasione di, così, di unione, di una mezz'ora da passare, diciamo, insieme, in cui l'argomento sarà ovviamente l'ukulele, strumento che è uno dei miei strumenti per eccellenza. Io nasco chitarrista, come potete immaginare, ormai nella seconda metà degli anni 70, da bambino proprio, e mi sono accostato all'ukulele, poi le prime volte così in maniera del tutto superficiale negli anni 80 e poi ho continuato anche a praticare questo strumento insieme all'armonica a bocca. Dicevo, tratteremo chiaramente di ukulele con molte sfaccettature, cioè non sarà sempre una lezione, o comunque non sarà sempre una lezione per come la potreste intendere. E con questo voglio dire che non sempre ci sarò io che vi dico allora si fa questa canzone in questo modo, le dita si mettono così e l'ukulele si tiene in questo modo.
ma saranno anche alle volte delle piccole escursioni storiche o, come nel caso di oggi, questa prima lezione, un argomento che mi sta molto a cuore, che se anche può non sembrare una vera e propria lezione, in realtà lo è, ragazzi. Ed è, come io lo definisco, la borrita tracolla che si utilizza spesso sull'ukulele, no? Ed è un argomento che io voglio trattare perché ci sono dei risvolti che, se anche possono non sembrare importanti, risvolti per i quali tra l'altro sono stato anche un pochettino criticato su un video presente su YouTube della Honky Tonk School Ukulele Academy da un personaggio che ovviamente ho bloccato, perché vi dico, quando le critiche hanno un senso vanno benissimo, quando le critiche sono fatte per cercare un palcoscenico, ma a quel punto lì non è mio interesse dare seguito. Ed è un argomento che mi interessa approfondire, partire con voi approfondendolo, e quindi sarà il primo oggetto di questa prima puntata di Ukulele a Gratis. Vi esorto, tra l'altro, a scrivere nei commenti se avete qualche desiderio. Per esempio, mi piacerebbe capire come fare quella cosa così, oppure mi piacerebbe imparare quella canzone. Io, per quanto potrò, verrò incontro a tutto ciò che chiederete. Ovvio, ragazzi, purtroppo siamo umani, abbiamo i corsi via Skype. Io fortunatamente, almeno per quanto riguarda i corsi di musica, abbiamo potuto continuare a lavorare, quindi non è che abbia proprio un gran tempo, però lo faccio volentieri. Intanto vediamo chi si è collegato. Lele, ciao! Ok, perfetto. Allora, partiamo. L'ukulele, come potete immaginare, quello che ho in mano io adesso è l'ukulele per come ce lo immaginiamo quando si dice la parola ukulele. Il Martin Style 0, Style 1, Style 2, Style 3, Style 5, che per style chiaramente si identifica si identificava il tipo di legno, il livello di rifinitura, ma la forma era sempre questa qua, cioè l'ukulele Martin soprano. Perché l'ukulele nasce fondamentalmente soprano, cioè cos'è un ukulele soprano? L'ukulele è di quattro misure: soprano, concert, per esempio questo, che è lievemente più grosso, tenor, che è un po' più grosso del concert, e il baritone, che è un po' più grosso del tenor, e arriva a essere grosso, di dimensioni un po' più piccolo di una chitarra parlor, quelle a scala corta. Allora, l'ukulele nasce soprano, come dicevamo, e nasce fondamentalmente in questa forma. La forma più conosciuta, perché Martin è quella che ha definito lo standard a partire dal Novecento. E io voglio portare la vostra attenzione su questo aspetto del suonare l'ukulele, e cioè, io sono e rimango convinto e asserisco sempre con forza che l'ukulele si suona senza la tracolla. Per quale motivo? Il primo motivo è un motivo essenzialmente storico-ergonomico, diciamo così. Poi potete anche non essere d'accordo, però spero che analizzerete in maniera oggettiva le cose che vi sto per dire. E cioè, uno strumento musicale, che sia l'ukulele, che sia la fisarmonica, che sia il flauto o la batteria, si suona in un certo modo, e con un certo modo intendo si è sviluppato un certo tipo di linguaggio sullo strumento, si è sviluppato un certo tipo di stili e di repertori, anche in seguito al luogo dove si è sviluppato, al momento storico, al giardino sociale dove è cresciuto, ma ha sviluppato anche le cose di cui vi ho appena parlato, stili, linguaggi e quant'altro, anche in conseguenza di come è fatto questo strumento, proprio di come è costruito e di come lo si approccia. Quindi come lo si prende, come lo si tiene, come ci si approccia, se ci si siede sopra, se ci si aggrappa, se lo si tiene sulle labbra, così. E perché dico questo? E adesso vengo all'ukulele, ma prima vi faccio un piccolo esempio che dovrebbe essere chiarificatore. Voi immaginatevi questo, immaginatevi il pianoforte. Il pianoforte è uno strumento davanti al quale noi ci sediamo
che ha una tastiera che si sviluppa in una dimensione, cioè in senso longitudinale, orizzontale, e si suona in questo modo, approcciandolo con le mani in fronte a noi, che approcciano lo strumento che sta di fronte a noi. Il pianoforte ha sviluppato tutta una serie di stili, di generi, di linguaggi, probabilmente è lo strumento che ha sviluppato il numero più elevato di stili diversi, linguaggi diversi, e si suona in questo modo. Voi immaginatevi, sicuramente se il pianoforte e il vecchio cembalo, il padre del pianoforte, fosse stato costruito con la tastiera messa così, o fosse stato costruito con la tastiera messa così, o adesso sto parlando per esagerazioni, sicuramente avrebbe dato origine a un modo di suonarlo diverso. Questo è poco ma sicuro, perché ergonomicamente lo si sarebbe approcciato in modo diverso. E quindi questo spero che renda chiaro come lo strumento influenza spesso in maniera indiretta, diciamo indiretta, ciò che si suona su quello strumento e come lo si suona, il livello di difficoltà, di complicatezza che si può mettere nella composizione di brani su quello strumento, e quindi c'è una stretta relazione a come si tiene uno strumento e cosa ci si suona. Veniamo all'ukulele. L'ukulele si suona in un certo modo storicamente e si suona con un certo tipo di posizione, di impostazione, e ha dato sviluppo a un certo tipo di linguaggio anche in relazione a come è fatto, alle dimensioni che ha e a come lo si tiene. Vengo al punto. Ok? Questo è quello che io faccio con un ukulele Martin soprano tenuto come andrebbe tenuto. Poi se volete potete andare a vedere la lezione 1 della Honky Tonk School Ukulele Academy che parlo su YouTube, che parla proprio, in cui descrivo proprio come si tiene l'ukulele. Se no faremo anche una lezione online. Adesso arrivo. Ciao, ciao Alfredo. Ok. Ciao Orlando, ciao Lucia. Alfredo Peter o Peter mi chiede che gli piacerebbe capire come velocizzare il cambio degli accordi, che è un altro degli argomenti, dei punti nevralgici di chi suona l'ukulele. Tra l'altro, questa richiesta mi offre lo spunto per chiarire una cosa. Quel problema è proprio quello che viene spesso sottovalutato, perché c'è un modo di muovere le dita sullo strumento per poterle muovere velocemente e senza che caschi l'ukulele, ed è una delle principali cause per le quali si arriva a mettere la tracolla. Comunque, io adesso vi faccio vedere quello che succede tipicamente quando si approccia l'ukulele da autodidatti, lo si approccia come un chitarrino, ricordiamoci che pur essendo una piccola chitarra comunque non è un chitarrino, ma spesso purtroppo si cade in questo errore. E in questo contribuisce anche molto YouTube e un sacco di personaggi che si definiscono insegnanti, ma che non sanno neanche da dove si inizia a insegnare e neanche spesso purtroppo hanno la minima conoscenza di quello che stanno insegnando, dello strumento, della storia, della tecnica, degli approcci. Ok, io adesso mi sono messo la tracolla, come spesso l'ho vista mettere a tanti ukulelisti che hanno gli ukulele anche soprano, così. Il pezzo che ho appena fatto, che era l'inizio del riff di Hot Tamales di Robert Johnson, se io volessi farlo qua, con l'ukulele tenuto come i Ramones, questa era, per intenderci, Blitzkrieg Bop. Hey, ho, let's go! Ok, ecco, sull'ukulele sta roba qua, sì, è anche carina, però non è. Se io volessi fare Red Hot così, vedete che non viene facile. Ok, voi direte, potresti tenerlo qua, e va benissimo. Però comunque verrebbe tenuto con un livello di difficoltà differente, in maniera ingannevole, perché usare la tracolla spesso vi porta a pensare sulle prime che vi renda la vita più facile, quando in realtà poi sulla lunga ve la complica.
E comunque questo non è l'approccio da avere per suonare ukulele. Questo in questo momento non è un ukulele. È la Mosrite di Didi Ramon. Era Didi Ramon il chitarrista, non mi ricordo. Comunque del chitarrista di Ramon o di Jimmy Page di Led Zeppelin. Tenuta bella bassa. E vi parlo da chitarrista, ragazzi. Sulle chitarre c'è un altro discorso da fare. È un altro strumento e soprattutto la chitarra elettrica si approccia differentemente dall'ukulele. Dobbiamo ricordarci che questo è uno strumento nato come strumento etnico e folcloristico, con il suo retaggio, con tutta una serie di cose importanti che lo contraddistinguono, prima fra tutti ciò che si suona, il tipo di canzoni che si suona. Poi ovviamente ci si può suonare anche Claudio Baglioni e Vasco Rossi, questo è ovvio, ma badando al fatto che lo si sta suonando sull'ukulele e magari sforzandosi, e qua parlo soprattutto a tutti coloro che pubblicano le diteggiature, fanno vedere su YouTube, vi spiego come si fa il giro di Do, vi spiego come si suona Alba Chiara di Vasco Rossi, sono queste persone che dovrebbero avere la cura magari di cercare un arrangiamento, di modificare lievemente il brano in modo che calzi di più allo strumento con cui lo si suona, in questo caso specifico l'ukulele. Allora, l'ukulele si chiama ukulele anche perché la prima leggenda è quella che è ukulele perché le dita muovendosi sullo strumento sembrano degli insetti che ci muovono, i famosi pulci che saltano. Ma una delle altre leggende era che Edward Purvis, un luogotenente della marina inglese, se non sbaglio, durante l'Ottocento, fine Ottocento, era diventato famoso proprio intorno nella zona di Honolulu, se non sbaglio, come ukulelista, tanto da diventare l'ukulelista di corte. E pare che fosse stato lui il primo ad essere chiamato ukulele, la pulce che salta. Perché questo? Perché aveva un modo di suonare, narra la leggenda, che ti faceva danzicchiava, diciamo, no? Per cui aveva avuto questo soprannome. Diciamo che sono due dei miti che ci dicono perché potrebbe essere stato chiamato l'ukulele. Per cui questo dovrebbe rendervi chiaro come, per esempio, immaginatevi Edward Purvis che suona e intanto balla, si muove. E riesce a tenere lo strumento a fare tutti i movimenti del caso. Per cui è senza tracolla, perché provate a fare delle ricerche online su siti oppure comprarvi dei libri, come ho fatto vedere l'altro giorno, come per esempio questo libro qua, Ukulele a History, e vedrete, se fate un po' di ricerca iconografica, che non esiste, perlomeno io in tanti anni non mi ricordo di aver visto una foto di un ukulelista con la tracolla prima del 2008. Ed è una cosa che francamente a me dispiace, perché comunque, come vi ripeto, tanti che suonano con la tracolla si autocastrano togliendosi la possibilità di imparare come si deve suonare l'ukulele e virandolo sempre di più verso un chitarrino. Tant'è vero che moltissimi fanno anche, non un errore, perché comunque l'ukulele è di quattro misure, come dicevo prima, e si può anche decidere di suonare l'ukulele più grande. Però tanti fanno l'errore di partire già subito comprandosi l'ukulele tenor, e il motivo che sento più spesso dai miei allievi è che ma perché comunque riesco di più a suonarlo, perché sai, io ho le mani grosse, no? Con le mani non riesco. E anche cosa che è fallace, perché io, ragazzi, ho giocato a pallacanestro 10 anni, non ho proprio due manine da bimbo, per intenderci, e l'ukulele lo suono. Ho un ex allievo, Luca, che magari è anche collegato, vediamo un po'. Lucia Schimenti, ciao. Orlando Enrichiello, ciao. L'Elemetta, ciao. Dicevamo, ovvio, se si è giganteschi magari si fa un po' più di fatica, però come vi dicevo, io ho un ex allievo, che mi ricordo sempre, Luca,
che è un ragazzo molto alto, con due mani da cestista piuttosto grosse, e ha sempre suonato l'ukulele soprano. Quindi, con più o meno difficoltà, ovvio, standoci un po' più attenti, ma si può fare. E cosa fanno? Si prende l'ukulele tenor, ci si mette alla tracolla e immediatamente, tac, parte il chitarrista. A questo punto, ragazzi, compratevi una chitarra. Ha più senso. Ha più senso. Jake Shimabukuro è Jake Shimabukuro. Gente come lui è gente che è al di sopra di qualsiasi esempio che vi si possa fare, perché sono dei marziani, gente come lui. E comunque Jake è abbastanza un chitarrista classico, fondamentalmente, nell'approccio all'ukulele, no? E poi mi pare proprio che non usi la tracolla. Adesso non mi ricordo, devo dire, perché non lo seguo tantissimo. Pur, vi dico sinceramente, qui lo dico e non lo nego, avessi tanto così delle capacità che lui in un mignolo, sarei già contento. Però, guardando questi esempi di super virtuosi, in qualche modo vi ingannate, perché comunque innanzitutto per arrivare a quel livello bisogna passare attraverso tutta una serie di cose nel vostro percorso. Non è che basta comprarsi l'ukulele tenor e diventi Jake Shimabukuro. E in più, ripeto, cominciamo da dove è iniziato il tutto. L'ukulele soprano, che si tiene in questo modo. Anche qua, se volete, come ho detto, c'è una lezione specifica. Poi, se volete, se me lo chiedete, farò una lezione anche su questo. E si suona così perché si tiene così anche. Ovvio, non è l'unico effettivo motivo, chiaro. Però anche in una maniera che mi consente di fare certe cose e di usarlo senza nessuna tracolla, che è anche la bellezza della semplicità dell'ukulele. L'ukulele è lo strumento e le vostre mani. Fine. Non ci sono plettri, non ci sono tracolle, non ci sono tracolline da sassofonista o da chitarrista classico, e via dicendo. Ripeto, sono stato criticato su YouTube e così da personaggi, vi dico sinceramente, a mio avviso di dubbia caratura tecnica, artistica e didattica, proprio per questo motivo, ma penso di avervi portato delle motivazioni chiare. Ukulele Ike suonava l'ukulele senza tracolla, Roy Smack suonava l'ukulele senza tracolla, Mashing Green suonava l'ukulele senza tracolla, George Forby suonava l'ukulele senza tracolla, Johnny Marvin suonava l'ukulele senza tracolla, Arthur Godfrey suonava l'ukulele senza tracolla, Tiny Tim, che a me non è mai piaciuto, devo dirlo proprio sinceramente, comunque suonava l'ukulele senza tracolla, Ian Whitcomb suonava l'ukulele senza tracolla, e tra quelli contemporanei, che ne so, Jim Beloff suona l'ukulele senza tracolla, Steven Sprout suona l'ukulele senza tracolla, John Moss suona l'ukulele senza tracolla. Tutta una serie di personaggi che suonano l'ukulele senza tracolla. Ripeto, poi potete scegliere e decidere di suonarlo come vi pare. Potete anche prendere l'ukulele, attaccarlo col velcro qua dietro e suonarlo. Siamo ancora fortunatamente, no, non ci siamo più fortunatamente in un mondo di libero arbitrio, perché lo possiamo vedere in questi giorni, siamo tutti reclusi e c'è il coprifuoco. Però almeno per queste cose sicuramente ognuno di voi potrà dire: no, a me non frega niente e l'ukulele me lo suono tenendomelo appoggiato sul naso in questo modo, come se fosse un flautino. Va benissimo. Però mi curo sempre di cercare di trasmettere delle nozioni concrete, che abbiano una veridicità, che abbiano un fondamento storico, che abbiano un fondamento tecnico, stilistico e di linguaggio. Per cui ci tengo anche a fare questa cosa qua. Non ultimo, tenendolo così, non andate incontro a, non troppo possibile, ma può succedere, problemi fisici, tendiniti, cose. Ragazzi, ricordiamoci che la chitarra così, a partire dagli anni 70 in poi, è quella che ha generato un'intera popolazione di chitarristi con una spalla in giù
e godi così. Perché comunque, quando passi le ore a casa tutto il giorno in questo modo, prima o poi qualche malformazione da postura ti viene. In questo modo no. Siete belli dritti, suonate uno strumento piccolo e semplice, perché complicarci la vita? Stessa cosa, argomento che affronterò prima o poi, per l'elettrificazione dello strumento. Ciao Bacco! Oh, porti gli atti! Ciao, 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 ciao! Orlando Enrichiello, ciao! Perfetto. Allora, questa più o meno è la mia visione di come si deve suonare l'ukulele, almeno per quanto riguarda la tracolla, Io e i miei allievi, ce ne sono che arrivano con la tracolla, io gli spiego la cosa, poi dico ragazzi, poi se volete continuare a usare la tracolla, continuate a usarla. L'importante è che non andiate in giro a dire che ve l'ho insegnato io. E poi mi sforzo di fargli capire che si deve suonare senza, in questo modo. Allo stesso modo, perché l'ukulele potete suonarlo tenendolo come si tiene da in piedi, anche da seduti, perché appunto è uno strumento piccolo, quindi si tiene così. Allo stesso modo pongo l'attenzione anche a come si tiene da seduto, e cioè conosco tantissimi chitarristi che arrivano da me suonando già la chitarra da anni e mi chiedono, ma sì, tanto io solo ho bisogno di due o tre lezioni perché tanto suono già la chitarra, che è un po' il concetto del musicista jazz quando va a suonare, che ne so, un genere da lui ritenuto minore in complessità, in linguaggio, in approccio e tutto, che ti dice, ah ma sì, ma tanto sai, io suono jazz, puoi capire, suono jazz, il rock and roll me lo mangio, suono jazz, se devo suonare i Backyard Babies, figurati, no, è tutto il contrario, purtroppo ogni cosa al suo linguaggio, e il fatto di avere delle grandi capacità su uno strumento non vi dà per osmosi grandi capacità su qualsiasi altro strumento, anche se simile. Quindi anche su questo io pongo l'attenzione di tutti voi su una cosa, l'umiltà, ragazzi. Sei laureato al conservatorio di flauto traverso? Ok. Sarai un grande flautista. Avrai sicuramente nozioni di teoria musicale, di armonia moderna, di tutto quello che vuoi, ovviamente, e quella è una cosa trasversale su qualsiasi strumento, perché si parla di nozioni su carta che poi vengono applicate allo strumento, ma i calcoli matematici, diciamo, quelli sono, ma sicuramente non sei uno che suona l'ukulele, quindi se per quanto uno possa avere grandi nozioni in un campo, all'interno dello stesso campo, su un altro strumento può non capirne niente, assolutamente. Veniamo a noi. Arrivano tanti chitarristi che prendono il loro bello ukulele soprano, se lo appoggiano sulla coscia come una chitarra folk, prendono il plettro e a lei. Ah, io lo suono così. Così, come potete immaginare, ogni volta che suoni, batti. Non ha senso. E allora gli riporto l'attenzione su come si tiene l'ukulele da in piedi e come si tiene da seduto. Spero che si vedano, se tiro sul piedino, le ciabatte in lana merinos. L'ukulele si tiene in questo modo, appoggiato sulla coscia. Sono breve in questa lezione, ragazzi, per un motivo, perché quello che vi sto dicendo, al di là della dissertazione sulla tracolla sì, tracolla no, quello che vi sto dicendo in questo momento è già presente all'interno delle lezioni della Honky Tonk School Ukulele Academy. Se voi la cercate su YouTube, ci sono un paio di lezioni dedicate a come si tiene l'ukulele, proprio come ci si siede e lo si tiene in mano. Per cui non sto a dilungarmi in questo caso, vi do altre nozioni. Però anche qui è importante, perché se l'ukulele lo tengo così, ritorniamo al solito discorso, poi come fai a suonarlo? Non è fatto per essere tenuto così. O comunque, quando l'hanno costruito, hanno poi capito che tenuto così non aveva senso e nessuno l'ha mai tenuto così. In alcune foto d'epoca, c'è da dire, c'è da ammettere, alcune foto d'epoca, per esempio ho visto una foto di... forse Gus Kahn... con gli Islanders, o comunque un gruppo di Hawaiian Swing dei primi del Novecento, in cui si vede l'ukulelista, ce l'ho su qualche libro, la cercherò, ve la farò vedere perché ce l'ho su un libro, con l'ukulelista seduto, l'ukulele lo tiene in questo modo qua. Beh, sapere, ovviamente anche in quegli anni c'era sicuramente qualcuno che lo approcciava come credeva che potesse andare bene.
Tanto è vero che, per esempio, Mei Shinghi-Breen, ukulelista, grande star radiofonica del primo ventennio del XX secolo, scusate, chiudo la porta perché Trifola ha deciso che è l'ora, per loro è l'ora di cena, e quindi quando è il momento Trifola, uno dei nostri cani, ci chiama a rapporto. Dicevo, Mei Shinghi-Breen già nel 1916, se non sbaglio, aveva suonato una rapsodia con un'orchestra sinfonica, se non mi ricordo più se era quella di New York o di Chicago, perdonatemi ma le nozioni sono tante e io non sono mai stato uno che si ricorda bene nomi e date, quindi, però comunque il sunto è che aveva già suonato un'orchestra sinfonica, una rapsodia per orchestra sinfonica e ukulele, e Mei Shinghi-Breen era solita suonarlo col plettro, altro strumento aborrito dal sottoscritto, ma sul quale pongo alcune riserve su questa mia filosofia, per un motivo. Non mi stupisce che storicamente qualcuno all'epoca avesse approcciato l'ukulele col plettro, per due motivi principalmente. Il primo è perché era uno strumento piccolo, che veniva visto a quattro corde, cioè che è a quattro corde, come veniva visto evidentemente dai profani il mandolino, che in realtà non è a quattro, ne ha otto, però ha otto cori, scusate, a quattro cori, cioè quattro coppie di corde che suonano la stessa nota, no? A due, e che è uno strumento a pizzico suonato a plettro fondamentalmente. Per cui sicuramente, avendo visto questa cosa, questa similitudine, molti hanno iniziato a suonarlo a plettro, anche se comunque, che io abbia notizia, Mei Shinghi-Breen è l'unica che lo suonava col plettro all'epoca. Tutti gli altri, come vi ho appena citato, ukulele High, Royce Mack, The Redhead, che non mi ricordo più, forse era Johnny Marvin, suonavano tutti con le mani nude. E vi dirò poi perché. E il secondo motivo, che comunque potrebbe essere in qualche modo plausibile, è un motivo dovuto al volume. Il plettro è già un amplificatore di per sé, come dice Mark Knopfler. Io posso suonare a dita e a plettro. Come vedete, mi fa ottenere un volume più alto già da subito. Poi vedremo in successive lezioni, faremo degli approfondimenti, perché come ho detto, questa serie di programmi nasce per fare approfondimenti, lezioni magari richieste vostre, magari suonare qualche canzone o farvi qualche tutorial su qualche canzone, se riesco a farlo, e chiacchiere varie per diffondere un pochettino la cultura dell'ukulele e riportare un po' l'attenzione, perché in Italia siamo arrivati all'ukulele nel 2009-2010, è diventato famoso quando è uscito il disco di Eddie Vedder, Ukulele Songs, nel 2012, e adesso è di nuovo un periodo in cui l'ukulele sembra che abbia perso un pochettino smalto nell'interesse degli italiani, ma in tutti quegli anni c'è stata una diffusione di cultura ukulelistica farlocca piuttosto importante, ed è grave, perché è uno strumento bello, con una storia, con un retaggio, con un'identità ben precisa, e in Italia come al solito è stato un po' trattato come un giocattolo da vendere, sia a livello di insegnanti, sia a livello di negozi, sia a livello proprio di approccio. Gli stessi media, gli stessi giornali, giornalisti, testate telematiche, l'hanno sempre un pochettino, non snobbato, ma neanche sono mai stati tanto consapevoli. Io ho sentito parlare, ho visto molti documentari che parlano di jazz dei primordi, di cultura musicale americana dei primi del Novecento, e da nessuno ho mai sentito tirare in ballo l'ukulele, che è stato uno strumento che è stato fortemente caratteristico in quegli anni. Ed è una cosa che, cioè, parla di jazz degli anni 20, ah beh, Louis Armstrong, anni 20-30, ok, e i vari, che so, Big Spiderbeck, Eddie Lang negli anni 30-40, tutti i grandi dell'allora nascente jazz. E nessuno parla di Cliff Edwards o di questi personaggi che hanno fatto della popular music con l'ukulele di altissimo livello e con grande notorietà negli anni 20-30. Poi oltretutto ukulele High ha fatto una marea di film,
sono stati i primi grandi crooners, è stata la prima grande popular music, che all'epoca la popular music non era Madonna e Michael Jackson, senza nulla togliere a questi artisti, ma era una musica che aveva una stretta derivazione europea dal punto di vista compositivo. Diciamo che le prime influenze potevano essere Irving Berlin, i fratelli Schoenberger, questi personaggi qua, che piano piano si è un pochettino stemperata nella cultura dell'allora nascente jazz con i musicisti che arrivavano dal sud degli Stati Uniti, dall'area della Louisiana, da New Orleans, dalle aree dove c'era più cultura nera, e aveva iniziato a stemperarsi in quel modo. Comunque l'ukulele è stato uno strumento, non dico trasversale, ma molto usato all'epoca. C'è stato un periodo negli anni 20, durante il decennio degli anni 20-30, in cui l'ukulele era lo strumento, per quanto ne so, lo strumento più diffuso negli Stati Uniti. Considerate che combatteva col pianoforte, la chitarra, il banjo e il mandolino, che erano strumenti che erano presenti nella cultura americana da 60-70 anni prima, se non di più. Chitarra, mandolino e banjo hanno iniziato a muoversi un pochino all'interno della cultura americana da metà 800, occhio e croce. Pianoforte penso anche da prima, tant'è vero che c'erano i pianoforti tonk, questo è anche uno dei motivi per cui la scuola si chiama Honky Tonk, da Honky Non a Tonk, su un pianoforte tonk cinese, che erano diffusissimi. L'ukulele negli anni 20 è arrivato adesso a uno strumento molto diffuso. E il fatto che tantissimi artisti importanti, tantissimi studiosi, giornalisti importanti, affrontino questo argomento, anzi no, non lo affrontino proprio, perché alla fine, per quello che ho visto io, non se ne parla, è un peccato. E sicuramente Papa Lemon Nash si starà girando nella tomba. Ok, questo è quello che oggi avevo intenzione di dirvi, cioè portare la vostra attenzione sul fatto che l'ukulele si suona senza la tracolla. L'ukulele baritono, ti siedi e lo suoni come la chitarra, appoggiandolo come lo appoggiavano le signore a metà 800, le parlor guitar, cioè sulla coscia, con le gambe strette, perché ovviamente non si poteva tenere come la chitarra classica normale, spero mi vediate, con le gambe larghe, perché non era una posizione consona a una signora, e si teneva in questo modo. Il tenor poi è uno strumento appena più grosso dell'ukulele soprano, più o meno di questa lunghezza rispetto corpo paletta, si può tranquillamente suonare. Poi vi dico, ragazzi, io non sono un ciarlatano qualunque, se ce la faccio io potete farcela tranquillamente anche voi. Ci vuole solo un po' di umiltà e anche meno pigrizia, perché quello che spesso fa imparare male, approcciare male, cosa che poi vi porta a non poter andare avanti, ad annoiarvi, a mettere lo strumento nell'armadio, a appenderlo, e poi un giorno, fra 50 anni, dire ai nipoti io una volta ero un ukulelista. No, non lo siete mai stati se non l'avete... è stato un giocattolo che avete comprato, l'avete appoggiato, proprio perché per la pigrizia non avete magari approfondito un po'. Poi ragazzi, ripeto, io parlo dal punto di vista di un insegnante, di un musicista che lo fa di lavoro, e quindi io tendo, quando approccio uno strumento musicale, a farlo col fine di farci dei concerti, impararlo in maniera approfondita, inciderci dei dischi, o prestare la mia opera a degli altri artisti, o insegnarlo ad altri, quindi per forza lo faccio in maniera un pochettino più quadrata. Però ci vuole poco, basta solo avere un po' più la curiosità, avere un pochettino più voglia di cercare qualcosa spizzicando meglio e cercando di analizzare meglio le cose. Torniamo a noi, l'ukulele si tiene senza tracolla. Vi suono una canzone, così potrete vedere che lo strumento si può suonare tranquillamente senza.
just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can be denied, dear, you brought the sun to us. It'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two. Questa era Me, Myself and I di David Clayman e come vedete l'ho suonata senza alcuna tracolla. Ho suonato un brano con una serie di accordi di sesta, di settima, accordi aumentati. Ho fatto una serie di accordi non chissà cosa, però già di una discreta difficoltà da fare sull'ukulele. A parte questo che è uno degli accordi più semplici dopo Do maggiore, ok. Vediamo un attimo se qualcuno ha altre richieste. Ciao Marco Perotti. Ok, non ci sono altre richieste. Io a questo punto, suonata questa canzone, vi lascio ancora con una piccola chiosa, cioè quello che stiamo facendo noi in questo momento è cercare di essere presenti nel mondo virtuale, su Facebook, su YouTube, con lezioni aperte. Marta, la terribile, la mia moglie, sta facendo delle lezioni di danza quasi tutte le sere, dalle 8 e mezza alle 9, così, con delle coreografie. Abbiamo fatto già un paio di concerti belli lunghi di un'oretta, abbiamo fatto l'ukulele dinner la settimana scorsa, abbiamo fatto una puntata in cui suonavo un po' di canzoni della tradizione folcloristica americana con la chitarra fondamentalmente flat picking, e lo stiamo facendo, come dicevo, per rimanere presenti e per anche esortarvi a continuare, ragazzi. Questo è un periodo duro, siamo tutti in crisi. La situazione di chi fa il nostro lavoro, musicisti, insegnanti, comunque di chi ha a che fare con lo spettacolo, con l'aggregazione e con la didattica, la situazione ci fa versare quasi tutti in condizioni tragiche. Vi dico solo che nel nostro caso, per esempio, Longhiton School è veramente a rischio chiusura, perché i corsi di danza sono praticamente tutti fermi. Come potete immaginare, fino alla fine
penso che alla fine, tra un caso e un altro, per tutta la primavera sarà fermo, quindi nella sessione di aprile è prevedibile che i corsi di danza non partiranno, perché tutti diranno ma sì, faccio che ripartire poi a ottobre. I corsi in essere sono fermi, e quindi anche quelli non portano versamento di quote, che è quello grazie al quale le associazioni come le nostre vivono. Per cui a ottobre si presenterà una situazione veramente drammatica per quanto riguarda le associazioni sportive e culturali, che purtroppo tante non riusciranno a riaprire dopo l'estate, banalmente, perché non è facile avere un fondo di emergenza, perché le associazioni difficilmente si riescono ad avere così tanti soldi da avere un fondo di emergenza per continuare a pagare gli affitti, le spese e tutto il resto in mancanza di un ingresso delle quote associative. Per cui in soldoni, se qualcuno fosse anche interessato, avesse piacere di fare una piccola donazione alla nostra associazione, troverà l'IBAN nella descrizione dell'evento di questa sera. Per cui questo che stiamo facendo è tutto a titolo gratuito, ovviamente, e cercando di darvi qualcosa. Se qualcuno avesse anche il cuore di versare un euro per come sostegno all'associazione di donazione libera, è una cosa che potrebbe salvarci dalla chiusura. Parlo per noi, questo ovviamente si riflette, penso, purtroppo nel 90% dei casi delle associazioni culturali e sportive. Quindi, se non a noi, se qualcuno che magari in questo momento sta riuscendo a lavorare in smart working, o comunque in sostanza sta riuscendo a mantenersi lo stipendio in soldoni, avesse a cuore di continuare a fare dei corsi, ovvio, si iscrivete ai miei. Io ribadisco, dal 2008 faccio corsi di ukulele, chitarra, armonica a bocca online, via videoconferenza in tutto il mondo. Hanno sempre funzionato, tutti i miei corsi di musica in questo momento si svolgono in videoconferenza e vanno benissimo, basta avere appunto un telefonino, uno schermo e un impianto con due casse e una linea flat. Per cui non fatevi prendere dallo sconforto e soprattutto dalla sfiducia di questo nuovo media, pensando ah ma non mi fermo, poi ci pensiamo. Sforzatevi di dare un sostegno alle associazioni, iscrivendovi ai corsi comunque quando vedete che ve li forniscono online, perché questo è proprio il momento in cui il vostro sostegno è fondamentale, ci salverà dalla chiusura. Dico ci parlando a nome dell'associazione Honky Tonk, ma purtroppo temo di poter parlare a nome di tantissime associazioni come noi, che tirano avanti, diciamo così, sgomitando tra un affitto, una bolletta e un mancato versamento di una quota. Per cui, ripeto, se qualcuno avesse piacere di fare una piccola donazione, la può fare al nostro IBAN. Differentemente, noi, come ho anche scritto nell'evento, continueremo a fare quello che facciamo finché potremo. Ovvio, se poi non riusciamo a pagare la bolletta della Telecom e ci tolgono la connessione internet, non potremo neanche più fare quello. Speriamo di non arrivare a questo punto. Intanto saluto tutti. Matteo Quarzo, ok, sì, Matteo Quarzo, abbiamo anche corsi di banjo quattro corde, questo qua, forse in banjo. Io sono stato anche insegnante e banjoista a 5 corde di banjo bluegrass. Abbiamo anche i corsi di 5 string banjo, quindi basta chiedere, basta che ci scrivi un'email a info@honkytonk.it e possiamo provvedere a tutti i corsi anche di banjo, assolutamente. Altre domande non ne vedo, per cui io a questo punto vi saluto, vi ringrazio. La prima puntata di Ukulele a gratis è finita, ne faremo un'altra, spero presto. Comunque seguite gli eventi della Honky Tonk School, seguite anche la pagina della Honky Tonk School Ukulele Academy, così di solito li condividiamo su tutte e due le cose. E direi che il prossimo incontro potrebbe essere proprio sul modo in cui muoversi per riuscire a cambiare gli accordi senza che l'ukulele faccia questo, senza che caschi tutte le volte e senza trovarsi a fare i cambi d'accordi che tutte le volte vi fermate, tenete l'ukulele e poi non capite come mai non riuscite a suonare una canzone come fosse una canzone, perché vi fermate tutte le volte a tenerlo, o con movimenti strani, così.
Quindi la prossima potrebbe essere proprio una piccola lezione su come muovere le mani sull'ukulele per non farlo cadere e per riuscire a velocizzare i cambi di accordi, per i quali c'è anche un paio di piccoli accorgimenti da utilizzare a livello proprio di allenamento, che sono molto utili. Ok? Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando al prossimo incontro di Ukulele a Gratis o a uno dei prossimi concerti che faremo magari col Team Pennelle Hodges Duo, proprio solo di ukulele, alle lezioni che fa la Terribile, alle nostre lezioni di Tip Tap, per le quali però ovviamente dovete iscrivervi perché si stanno svolgendo in videoconferenza regolarmente con Laura Barbera, e ai corsi che sta facendo Marta quasi quotidianamente di danza. Vi ricordo ancora, se qualcuno avesse il cuore di fare una donazione all'associazione Honky Tonk, trovate l'IBAN nella descrizione di questo evento. E il Bastardo vi ringrazia, vi saluta, spera vi siate divertiti e continuate a seguirci, ok? A presto!